Giorno da Casandrino, Luigi Di Donato di Casandrino, ci sembra la stessa cosa. Lì sta a dormire. Allora, sul banco abbiamo un 40 pollici Sony, 40 R4 e 73. Solito problema. Audio sì, video no. Mettiamo la lampada e vediamo che qualcosa si muove. Quindi vuol dire che la retroilluminazione che non accende. Apriamo e vediamo un attimo questo Sony 40 pollici che tipo di retroilluminazione monta. Vediamo il retro del televisore, le viti da togliere sono queste qua nella parte inferiore. Vediamo che il cliente ha messo una sorta di come l'ambilight, come la Philips, una cosa ruspante, fatta in casa, una barra, una striscia di LED RGB collegata in USB. Questa cosa è sbagliata, perché se andiamo a dare un assorbimento con un sito dove andiamo a gravare poi sulla scheda madre e sull'alimentazione, quindi meglio evitare dare sovraccarichi in uscita in USB. Questa qua più di 500 mA, cioè mezzo ampere, non eroga, quindi non sovraccarichiamo con queste cose che rischiamo di rovinare il televisore. Vabbè, apriamo il televisore. Andiamo a mettere la videocamerina sul piedistallo, se no dicono che poi faccio il mal di mare. Questo apparecchio qua è molto più complesso rispetto agli altri. Innanzitutto che già tanto per iniziare non posso togliere il cavo qua perché c'è la spina stampata da un lato, chiaramente. Poi c'è il bloccacavo. Se vorrei sfilare dall'altro lato dovrei togliere il bloccacavo, il filtro di rete, come gli è andato, quindi tanto là che io lascio stare così. Due, ha tutta l'elettronica del pannello nascosta da quest'altra cornice, dove passano tutti i cavi, vabbè, facciamo tutte cose. Tanto per iniziare bisogna togliere il supporto degli altoparlanti qua, per togliere la cornice sul lato inferiore. Addirittura ci sono le viti qua, addirittura altre viti nascoste sotto l'altoparlante. Eccolo là, qui è il casino. Iniziamo bene, speriamo che non è abbastanza complesso pure all'interno come retroilluminazione. Attenzione poi quando togliamo gli altoparlanti a non far subire degli strappi alla piccola flat qua che porta i contatti alla tastierina centrale, ricevitore telecomando qua, il manicomio, sto televisore. Ecco qua, bisogna alzare il fermo qua, la linguetta del connettore a pressione, sfilare la flat, la lascio dal lato della cornice. Questo qua mi dà troppo fastidio e ho deciso di togliere pure il cavo di rete qua, altrimenti non riesco poi a manovrare con il televisore. Allora, liberato il cavetto, chiaramente anche tirando non viene perché c'è il film, ma chiaramente la scheda, se vedete, è proprio attaccata al telaio. Ed ecco a cosa serve l'affare del dentista. Serve a vedere che tipo di gancio monta. Voi non vedete, è importante che vi. Ok, ho visto, c'è un film che bisogna fare. Ecco qua, a questo punto è arrivato l'ora del solito crocco. Devo dire proprio la verità, questo qua mi sembra che un leggero, manco, nemmeno pensato di dire questa cosa, già non si apriva più, mi sembra un poco più facile aprire questo qua, almeno all'inizio qua, poi vediamo un attimo man mano come evolve la situazione. Sì, addirittura con le unghie, è più facile, è più facile, perfetto. Per l'elettronica del pannello bisogna togliere pure i supporti qua, il rinforzo per il supporto dei piedi, sia a destra che a sinistra, che bella cosa, che cambiamenti. Comunque non si può svitare che la vite è nascosta dall'alimentatore, bisogna usare l'alimentatore, che cambiamenti di scatola. Finalmente dopo non poche difficoltà sono riuscito a liberare l'elettronica del pannello. Ora giriamo la frittata e vediamo un po' che esce fuori. A posto. Girato il televisore, facciamo un po' più in qua, togliamo la cornice del Sony Bravia e siamo arrivati sul pannello. Come al solito speriamo che il pannello non è incollato. Io per prima cosa sapete che faccio? Prendo un po' di scotch e lo metto, faccio vedere un po' meglio qua, tra l'elettronica e il pannello, così la tengo ferma e non la faccio flettere, altrimenti questo a finire che si rompe qualche flat e buonanotte di suonatura. Vediamo un po' che succede adesso qua. È incollato, incollato no, questo è il momento tragico. Fortunatamente non è incollato, io lo giro subito, ci vogliono i guanti, non li ho messi, a posto. Andiamo a mettere in un posto sicuro, attenzione sempre quando si mette
Una volta tolto il pannello è come quando abbiamo disinnescato una bomba, lavoriamo molto molto più tranquilli. Ora dobbiamo togliere la cornice e tenere ferma i cosi qua, i pannelli infusori. Questa è un'operazione abbastanza semplice. Ecco qua, tolto anche questo, quindi continuo a dormire, ripasso anche per la casa. E finalmente siamo arrivati ai LED. Che bella cosa! Ecco qua, tolto i blocchi, noto un sacco di cuvolette staccate. Mamma mia, come cazzo si vede? Togliamo tutto e vediamo la retroilluminazione completa di questo Sony Bravia 40 pollici alloggiato su plastica. Meno male che non sono chi cazzo. 1, 2, 3, 4, 5, 10 barre separate. Andiamo a vedere un attimo in deposito. Ed ecco qua le barre nuove. Guarda caso, giusto giusto ce l'avevo le barre. Sti cazzo, se non le ordinavo la settimana scorsa. E mo ce l'avevo queste barre particolari Sony. Vabbù, queste qua le troverete in vendita anche nei miei negozi eBay. Quindi se qualcuno serve questo tipo di retroilluminazione, mi potete acquistare nei miei negozi eBay. Che poi c'hanno i subi adesivi, non ho capito che cacchio serve il subi adesivi, visto che considera che c'ha solo qua dei ganci qua. Vabbè, andiamo avanti. Allora, qua abbiamo le nuove, qua ci stanno ancora le vecchie. Allora, voglio far vedere una cosa importante. Le barre sono installate in modo sfasato. Non so se fate caso, una è più dentro, una è più fuori. Una è più dentro, una è più fuori. Come si fa a regolare? Vedete che ci sono due incastri. Sto facendo i macchinetti, ecco qua. Ci sono solo due incastri sulla barra, uno e due, quindi quella che va più fuori va su quella più esterna, quella che va più dentro va sull'incastro interno. Eccoli là i due incastri, questo qua interno va più dentro, esterno più fuori, interno più dentro e compagnia cantante. Andiamo avanti, lo stesso discorso anche dall'altro lato. Ecco qua, facciamo anche l'altro lato. Come abbiamo visto, le barre sono solo ad incastro. Questa qua è quella che va esterna, quindi incastro esterno. Ah, lo stacca, ecco qua, prima da un lato poi dall'altro. Possiamo anche mettere prima la barra e poi dopo la facciamo slittare sul binario e la incastriamo. Ecco, vediamo un po' l'incastro, abbiamo detto esterno. Ehi, a chiappa manocca manocca di destra morte. Ecco qua, a posto, quindi incastro esterno, quella là interno, si sgancia molto semplicemente solo aprendo i gancettini, togliamo lo spinottino, prendiamo la barra nuova, sono attaccate pure i bar, ecco qua, rimettiamo l'attacco. Guarda, poco occupato a tenda, che mi fa per campare, era meglio che non la zappatura. Allora, vediamo nei dettagli. Abbiamo detto un lato che si sgancia, l'altro lato è fisso, si fa pressione sullo spinotto, si toglie, si prende la barra nuova, si schiatta lo spinotto nel connettore, si inserisce sul telaio. Quei bell'uoglio che dice? Gli buttate la ragosta, niente. Andiamo a vedere il nostro amico cosa ci ha portato di buono. Ehi, vai, va! Dall'apertura del televisore all'apertura. Che è successo? Che è? La guerra pure il cazzo. La crisi? La crisi? Sono belli si sono vicino. Ok. Ciao. Prego, ciao, buona giornata Antonio. Grazie. Bel filo di vongole. Tolino, vongole, spedizione. E che sono avviati da Dubac, 183 euro, solo uno solo qua. Ma Billy, oggi sono spaghetti a vongole, ok? Abbiamo fatto 183 di là, 5 euro di qua, il mio paradiso è un altro. E mi abbricca, Prima di mettere il pannello riflettente, accendiamo e vediamo un attimo, ho rimesso il cavo di rete, e vediamo un po' la situazione. Perfetto, e luce fu. Andiamo a richiudere tutto e vediamo un po' la situazione. Pannello rimesso,
nell'apposito alloggio. Attenzione sempre agli angoli. E 11 mi sembra stessa cosa, non so, 30.000 volte ho detto attenzione agli angoli e puntualmente mi arriva il messaggio e ho crepato il pannello, l'ho messo, ho fatto scrack e che cazzo, allora non state a sentire, gli angoli vi fregano, se non scende perfettamente negli angoli, nei bordi, non potete premere dopo la cornice sopra. Che quando va negli angoli, nel bordo preciso, non c'è rischio che quando poi premete sulla cornice per incastrare, rompete il pannello. Andiamo avanti. Posto. Problema risolto. L'elettroilluminazione è tornata a funzionare regolarmente. Vediamo un attimo se i canali in HD. Apposta, andiamo in HD. Questo è un film che si Ora parla anche senza pungersi. ricordava il Cosa? 3. Allora, è una cosa importante vorrei vedere adesso su questo Sony. Vorrei vedere nel menu. Non mi posso fermare su un canale che va a finire. Allora, andiamo un attimo nel menu. Scendiamo. Impostazioni, eccolo là, ok. Immagine, ti pareva? Retroilluminazione massimo. Ma che di chi? Che cacchio ti da fa massimo questa retroilluminazione? Avete pure che retroilluminazione un po' in più. La retroilluminazione deve stare sempre a limite un poco poco meno della metà. Retroilluminazione mai a massimo, altrimenti LED se ne vanno a quel paese. Io vi ripeto, per me non è nessuno a fare queste riparazioni, per me forse più per voi che per me, perché io fortunatamente faccio anche un altro tipo di attività. Ma chi fa solo riparazioni, chiaramente quante cacchio vi deve chiedere? Se andate alla Sony a fare un'operazione del genere vi fa comprare due televisori nuovi. Vabbè, poi dite quando ti prendi adesso, vabbè, questo se il cliente lo vuole scrivere, lo scrive, altrimenti io non scrivo niente sulle somme, che poi dipende da tanti fattori. Signori, io ho finito, Lilli è andata sopra a mangiare e mo vado a mangiare pure io, le vongole. Mi aspettano, sono le 13:35. Le belle cose, Luigi Di Donato da Casandrino. Questo è tutto, Luigi Di Donato di Casandrino. Vi faccio vedere anche la pollastra, va bene? Ciao ciao a tutti. Lasciamo il televisore 4-5 ore acceso. Questo è tutto, Luigi Di Donato di Casandrino. Alla prossima, ciao ciao ciao. Cagnaccio, cosa vuoi dalla mia tasca? Brutta bestiaccia, cosa rubi? Mannaccio, mo si soldi. Sembra la stessa storia. Disgraziata, posi 5 euro. Mi rilasci. Posa subito. Come l'altra volta, l'altra è la terza volta. Posa i soldi. Posi 5 euro. Disgraziata. No. Lilli. Mannaggia a te, dammi 5 euro, dammi su, mannaggia la miseria, sembra la stessa storia, fino in tasca l'hai venuto a prendere, disgraziato, è la parola, adesso la faccio questa, guarda che ti do, guarda che ti do, guarda, guarda che ti do, guarda, niente, non si fa, non si lascia fregare, Lilli, Lilli, i 5 non li rompere, mannaggia a te. Ma vaffanculo, è imprendibile. Allora, cominciamo a chiudere qua. Lilli, dammi 5 euro. Dammi 5 euro. Lilli, ah, mannaggia, mi sa, pure in tasca, mette il muso.